portarci alla capitale, Thimphu. Ma prima vediamo una delle caratteristiche del Bhutan. Fa i francobolli forse più belli del mondo. Ne ho riprodotto qui qualcuno. È per questo che il paese è molto conosciuto, perché fa delle serie stupende, sia di animali che di fatti storici. Ecco, lasciamo la nostra cittadina, ci inoltriamo per la vallata del fiume Paro, attraversiamo un bosco popolatissimo di scimmie ed arriviamo al tempio di Chakoganga, sulla collina del cavallo eccellente. Questo è l'aeroporto ed eccoci la costruzione della nuova aerostazione al posto dell'attuale baracchetta in legno. Ecco il nostro autista e la vettura che ci porterà fino a Thimphu ed oltre. Questo è il bosco con le scimmie e, come ho detto, arriviamo a Tachoganga e qui fu il santo tibetano Tangton Gyalpo, che nel 1464 fece costruire questo tempio. Ebbe qui la visione del cavallo eccellente Bala, che è una emanazione della divinità della compassione, e fece costruire il tempio, che è celebre anche per i suoi ponti in ferro. Isolato, tempio che richiama alla meditazione ed alla solitudine. Ed arriviamo poi a Chuzom, cioè il confluente, dove qui confluiscono i fiumi Paro e Thimphu e anche le strade relative. E sulla riva ci sono tre chortens che proteggono tutto quanto l'ambiente dagli spiriti malvagi. Sono stati costruiti secondo lo stile nepalese, tibetano e bhutanese. Ecco, qui il fiume viene ancora passato attraverso questi ponti mobili e poco più avanti, dove inizia la vallata di Thimphu, c'è una serie di costruzioni di un collegio bellissimo, dove evidentemente i poveri non ci possono andare e quindi anche qui comincia la classificazione dei ricchi e dei poveri, dei ricchi che possono permettere di mandare i propri figli a studiare in questi collegi. Sovrasta questo complesso lo Dzong di Simtoka, che vuol dire il palazzo dell'insegnamento tantrico profondo. La costruzione risale al 1671 e il tempio principale si trova dove c'è la torre centrale. Ecco, vediamo che intorno ci sono tante case dove vivono i monaci, gli allievi monaci. Ecco, stanno arrivando adesso nel tempio. E oggi gli allievi sono circa 200. E possiamo entrare anche noi in questo tempio. La parte principale si trova nella torre centrale. All'ingresso del tempio troviamo la ruota della vita. E a destra un motivo che appare sovente.
l'effigie del guru Jalpo, quello che è arrivato sulla tigre con i suoi baffetti con ricciolino, e sono anche rappresentati i motivi della quattro angoli della terra, i quattro guardiani dell'Oriente. Est, ovest, sud e nord. Qui è una specie di spada sopra il fior di loto. Sopra il libro. Quindi rappresenta la purezza e il simbolo del Bodhisattva. Il libro invece rappresenta la conoscenza e la spada, quella che taglia la testa all'ignoranza. Questo, dappertutto c'è questa rappresentazione. È un uccello sopra un coniglio, quindi la scimmia. È tutto appoggiato sopra l'elefante. È diffusissimo nel Bhutan questa rappresentazione. Qui sono le spose del Guru Jinpo, immancabili le ruote della preghiera. Entriamo nel cortile, sui corridoi interni si affacciano anche le camere da letto. Ne abbiamo visitata una, sono di una povertà estrema, non sono che giacigli, ma intorno al nucleo centrale, in una serie di nicchie che normalmente portano le ruote della preghiera, ci sono dei dipinti, dipinti di monaci, alcuni con cappelli cordinalizi, su pietre in rilievo, volti e cappelli colorati, il resto invece di pietra nera. E nelle nicchiette, dopo i monaci, c'è il dio del potere, poi il dio della compassione. Anno di costruzione 1629. Il cortile che circonda la torre centrale è molto stretto. Quindi le camerette, andiamo un po' in dettaglio qui perché negli altri templi poi non ci sarà possibile entrare. Ecco, sono delle brandine, quattro coperte, mobili di una povertà estrema. Ecco la loro attrezzatura per il pasto. E questo è il mandala. L'universo. All'esterno ci sono altre case con altre camerette e fuori vediamo i monaci che stanno mettendo a dimora degli alberi. Ma qui sembra di vedere quando lavorano sulle nostre strade.
ce n'è uno che lavora e 14 che guardano. E dai piedi di questo tempio è la piana di Timpu, dominata dal grande Chorten, cioè il monastero Changangakka, che potremo vedere solo dall'esterno e che domina tutta la città. È un monastero bianco. Ecco, adesso lo individuo in zoomata. Questa è la città e sopra il monastero che la domina. Entriamo in città e qui troviamo agli incroci dei vigili. C'è qualche hotel, piante in fiore stupende, poi il Chorten che visiteremo in particolare, l'ospedale di nuova costruzione. E sono stati gli svedesi e i norvegesi che hanno aiutato e hanno collaborato in questo settore. E poi la panoramica, vediamo il nostro hotel. No, questo è ancora l'ospedale, evidentemente. E il nostro hotel è stato costruito 4 anni fa, quando ci fu l'anniversario della incoronazione del re. Questo è il Changangakka e dinanzi c'è un piccolo Chorten che però è privato, perché qui i templi ci sono anche quelli che si ricostruiscono in proprio. La capitale Timpu ha una popolazione di circa 20.000 persone, composta essenzialmente da funzionari e commercianti. Qualche famiglia ha ancora un'attività unicamente agricola, ma sono sempre più rare. Quello che è importante di Timpu è il mercato settimanale, al quale affluiscono tutte quante le popolazioni di tutta la regione, cioè di tutta la nazione. È il mercato più importante. E visitare il mercato è certamente la migliore occasione per vedere i prodotti agricoli del paese e osservare la gente. Non c'è prezzi sulla merce, ma comunque i prezzi sono uguali per tutti. I religiosi dicono le loro preghiere, gli acquirenti esaminano le foglie di betel, soffiano nelle trombette, il pesce secco emette un odore che va a mischiarsi con qualche dei piccoli formaggi e i paesani vendono il riso o i prodotti della loro terra. E noi passiamo, ecco, tra le cunicoli che lasciano i venditori e osserviamo la vita di questa gente e i volti e le usanze di questa gente. E parliamo un poco di storia contemporanea. È la con l'ascesa al trono, con l'appoggio degli inglesi, di Urgen nel 1907. Questo fu insignito del titolo di Drukjal, cioè Re Drago, e impresse al paese una svolta decisiva. Abolì i fardelli feudali come la schiavitù, pensiamo, soltanto 80 anni fa, e attuò alcune importanti modifiche e riforme, tra cui quella del sistema educativo, uno dei cardini della società bhutanese, e lo affidò ai laici, non più ai monaci,
come accadeva in precedenza e come accade nel Tibet. Trasformò la monarchia da assoluta in costituzionale sul modello di quelle europee del tempo. E queste strutture istituzionali, con qualche ritocco, sono ancora oggi in vigore. Si basa su un'assemblea nazionale formata da 150 membri, di cui 100 rappresentanti del popolo, 30 membri dei dipartimenti civili e militari, 10 della comunità monastica e 10 membri della commissione reale di consultazione, la quale a sua volta è formata da un presidente, 5 rappresentanti del popolo, 2 monaci, 1 della minoranza nepalese e un rappresentante della donna. Oggi regna il nipote Jimsenjie, salito al trono nel 1974, al quale si deve tra l'altro la recente apertura del paese al turismo straniero. E questo è un excursus storico necessario per capire il carattere e la peculiarità di questo staterello himalayano. Per secoli il Bhutan si è eretto su 3 fattori precisi: un attaccamento fortissimo e spesso mistico alla religione, una storia complessa e mitica e, soprattutto, un isolamento geografico pressoché assoluto. Come abbiamo detto, il re non ha palazzo reale e vive in 3 casette che ha nel bosco sovrastante Thimphu. Ha 3 mogli e 5 figli. Il drago campeggia dovunque, è un terrifico animale, simbolo base del piccolo regno himalayano che è chiuso tra l'Assam e il Tibet. E i misteriosi castelli fortezza che si ergono a dominare le vallate sono l'aspetto più vistoso di un'antica struttura feudale. I 2 nomi, Bhutan e Tibet, hanno entrambi la medesima origine. Bod o Pot è l'appellativo col quale i tibetani si riferiscono alla loro patria. E sul come il Bhutan è sostanzialmente una provincia culturale del Tibet, divenuta indipendente col passare del tempo, i suoi abitanti tengono, in modo quasi frenetico, a mettere in evidenza la propria identità, valorizzando tutto ciò che li distingue dai confinanti. In questo caso poi, il grande vicino non è il semplice Tibet teocratico guidato dalla santa persona del Dalai Lama, bensì una porzione d'alta importanza strategica del mondo cinese. E tenersi ben distinti dai tibetani ha quindi il fine più o meno esplicito di prendere le distanze dallo strapotere di Pechino. Anche le differenze religiose hanno ragguardevole importanza. Mentre nel Tibet il potere ecclesiastico è da secoli nelle mani dei monaci Gelugpa, l'ordine dei virtuosi, fondati da Dzongkha Kapa, il Bhutan è provincia dei Drukpa, confessione che si richiama direttamente alla missione antichissima dell'VIII secolo di Padmasambhava. Le diversità sono più o meno equivalenti a quelle che passano tra i cattolici e gli ortodossi, tra Assisi e il Monte Athos, e tutto ciò che questo può implicare in teologia, liturgia, arti, architettura, iconografia e feste popolari. E il Guru Rinpoche è presente dovunque, nelle sue varie incarnazioni, così come sono presenti i patriarchi della confessione Drukpa con i loro caratteristici copricapi. E mi sono dilungato così nel mercato
e che mi ha permesso anche di dare qualche notizia su questo paese, che è a fortissimo sviluppo verticale, perché in breve spazio si passa dalle poche centinaia di metri sul livello del mare alle regioni confinanti con le pianure del Bengala, allo spartiacque himalayano con le sue numerose e fiere cime, oltre i 7.000 metri. Sussistono ampie distese di vera foresta primigenia, un'autentica giungla popolata da ippopotami, tigri, elefanti, bufali di numerose specie e altri animali. Dai 1.500 metri di quota ai 2.000 si trovano imponenti selve di latifogli. Ghirlande irregolari di liane pendono dalle chiome fronzute che si perdono nel mistero di una nebbia ovattata. Si odono grida, risate di scimmie e le bestiole giocose piruettano tra i rami e attraversano la strada a coda dritta. Nelle stagioni giuste, primavera e autunno, mazzi di orchidee selvatiche fioriscono con splendore quasi impudico sui tronchi e tra i rami. In lontananza suona il fragore di cascate. E quando le nebbie si diradano, improvvisamente avviene di scorgerne alcuna, talvolta altissima e superbe, nel candore della loro spuma. Attraversata la prima barriera di montagna, quella che riceve in pieno le sferzate dei monsoni con le loro terribili piogge, la vegetazione si placa gradualmente. Appaiono dossi di monti, brulli e pietrosi. Si vedono i primi segni di un mondo buddista, altissime banderuole su cui sono scritte preghiere e qualche ciorte a muratura imbiancata. Sono grossi monumenti a forma di birillo e si fungono da reliquiario e allo stesso tempo da modello schematico dell'universo. Il centro del paese è tra quote che vanno tra i 1.500 e i 2.500 metri. Le piogge sono sufficienti per un'intensa coltivazione del riso, ma il sole splende assai spesso nel cielo azzurro. Ed è in questa fascia che sorgono i maggiori centri del Bhutan. Abbiamo visto Paro, siamo a Thimphu, andremo a Punaka. Secondo le statistiche, i bhutanesi sono tra gli esseri più poveri e dereliti della terra. In realtà le case sono ben fatte e ben tenute, la gente è vestita come si deve, granaglie e verdure abbondano dappertutto, rilevando l'abbondanza di beni prodotti e consumati in famiglia, senza passaggi sul mercato. E siamo andati a pranzo alla panetteria svizzera. È uno svizzero che abita qui da diversi anni e ha messo in su questo locale frequentatissimo. E adesso col nostro pulmino e il nostro autista ci dirigiamo verso l'imponente Tasha de Zong, sede del governo, anzi era sede del governo perché oggi è stato ridato ai monaci, mentre per il governo è stato costruito un poco più a monte un altro palazzo. All'interno ci sono ancora gli uffici amministrativi e durante la nostra visita alla città lo sguardo continua a fissarsi sul pavimento. Ma andiamo al palazzo della libreria che ha a fianco la scuola d'arte pittorica e la visitiamo. È disposta su tre piani. Ogni piano ha in fondo alla grande sala un tempietto e conserva manoscritti antichissimi. A piano terra i manoscritti su fogli di pergamena messi uno sull'altro a formare il libro. I manoscritti sono scritti in Sarsa, l'antica lingua.
E sugli altari ci sono sempre due o tre guru. Tutti i libri sono messi in sacchetti, classificati. E non poteva mancare il nostro guru Gialpo. Abbiamo aperto un libro, ecco, la nostra guida ce lo fa vedere. Poi rimette a posto i fogli. Ecco, guardiamo dalla finestra, il nostro occhio cade sul grande palazzo. Qui vive oggi il più grande esponente del buddismo. Tenendo presente che qui i buddisti sono integralisti, perché tutta la vita delle 600.000 persone che vivono è impregnata, incastrata, regolata solo sui dogmi buddisti. Terzo piano, ci sono i vecchi manoscritti che non possiamo toccare. E qui è l'effigie del primo re. Poi quella del figlio, il secondo re, che è il padre del re attuale. Quindi i manoscritti sono tutti fatti su carta costruita, fabbricata in Bhutan. E andremo a vedere la fabbrica di questa carta speciale. Lasciamo i manoscritti e sono redatti in sanscrito, come ho detto, ed entriamo nella scuola d'arte pittorica, anzi scuola d'arte, perché ci sono anche gli intagliatori di legno. Vediamo subito la prima classe, dove si insegna l'intaglio, il lavoro di legno. E poi la classe della scultura. Ecco, hanno modellini che cercano di imitare, fanno delle statue. E quindi la classe dei pittori. Qui stanno dipingendo una specie di scaffale. Scuola di disegno. La prima classe fanno disegni molto semplici. Nella seconda sono un po' più complicati, fino alla settima classe, dove davvero si fanno delle composizioni particolari. E adesso entriamo a parlare dei tanka, che qui vediamo. Sono dipinti su tela e riproducono simboli, emblemi della loro religione. Il primo che vediamo è quello di White Tara, la tara bianca, segno di longevità. A sinistra è il guru Timpoce,
Il guru venerato dappertutto è quello che portò il buddismo in Bhutan, a cavallo della tigre. Il dragone è il dio del potere. Quindi la dea della longevità. Ancora la White Tara. Quindi la compassione con le otto braccia di Dio. È il Dio della compassione. Diffusissimo quello con i nostri tre amici. Sopra l'uccello, sotto il coniglio, poi la scimmia e ancora l'elefante. La ruota della vita. Quindi un dio locale. Buddha sul fiore di loto. Makala, il potere. Questi sono dei tanka in vendita e i nostri signori che ci accompagnano ecco, hanno acquistato questo mandala. Ecco, lo tengo in mano. E quindi il mandala che cura le sofferenze degli otto infermi. Tanka col Buddha della medicina. Tanka con la cerimonia della danza Teji, chiamato anche Namaste. E poi il Tanka di Chonchapa, fondatore della setta dei monaci gialli. Questo ci riporta il dio Buddha e l'ultimo che ci riproduce Jiche, il dio della protezione. E qui stiamo facendoci una cultura sul Tanka, ma è anche una cultura sulla religione del buddista e la religione di questa gente. Qui sono le orbite che sembrano pianeti solari o anche la struttura dell'atomo, sono chiamati mandala cosmici. Ecco il pittore che sta preparando un mandala cosmico, il mandala della vita. Questo è il mandala centro dell'universo e quindi fanno in serie, come vediamo. Mentre uno scultore sta scolpendo delle persiane. Qui abbiamo visto che tutti i serramenti, tutti gli esterni, sono tutti fatti in legno intarsiato. Ecco il nostro scultore. Thank you.
Ed entriamo poi nel negozio nel quale vendono questi mandalà. Ecco, ne vediamo ancora qualcuno. Non può mancare il nostro guru Gyalpo, che è arrivato a cavallo della tigre. Ecco, ancora Buddha sul fiore di loto. Praticamente però, ecco il nostro Gyalpo, praticamente diciamo le raffigurazioni si ripetono continuamente, non hanno molta fantasia. Ma lasciamo la nostra scuola di Tanka, questa è la piazza principale della capitale del Bhutan. Ormai è rimbrunire, passeremo di qui un altro momento. E adesso vediamo ancora la fotografia del sovrano regnante, che ha una quarantina d'anni e quindi molto giovane. È il mattino, ecco il primo sole che indora Thimphu, il monastero bianco, il Changanka. Il sole radente lo rende quasi rossastro, mentre è di un colore bianco latte. Ecco, mezz'ora più tardi dall'hotel si spazia la vista su tutta la città, partendo a sinistra dal Chorten Memorial, forse il monumento che con il palazzo del governo domina tutta la città. Il sole è arrivato e ai piedi dell'albergo, al di là del fiume, è un grande spazio. Non è altro che il campo sportivo. È stato tenuto qui perché qui si svolse una furiosa battaglia che portò al potere il primo re del Bhutan. E ci sono anche due palazzetti, sulle palazzine del CONI locale, dove ha sede il centro sportivo. E qui si svolgono incontri di calcio. A destra domina il nuovo Parlamento. E tutta la scena è dominata dalla fortezza, dagli auspici religiosi dello Zong di Thimphu, il Tashi Joe Dong, che risale al 1216. Ma quando il terzo re fece di Thimphu la capitale, cominciò nel 1962 un nuovo Zong, costruito con le stesse linee tradizionali e dove ha sede il governo. È questo che stiamo vedendo. Questo invece il classico palazzo dove ha sede il capo dei monaci buddisti. Stiamo facendo la strada che ci porterà al monastero Pangrizampa. Ecco, costeggiamo il complesso dei palazzi del governo e del monastero che ospitò il re quando arrivò nel Bhutan nel 1616. Il piccolo Chorten che protegge l'ingresso al Parlamento, vecchio Parlamento, e queste sono case di abitazione dove sono le ambasciate dell'India e del Pakistan, le due sole ambasciate che esistono in Bhutan. In alto a destra vediamo il Dece Dondrang,
dove era situato fino al 1772 lo Zon di Thimphu e divenne dopo la residenza del capo dello Zon di Thimphu. Fabbricato occupato dalla scuola monastica di Stato e ricostruito dopo l'incendio del 1895. Inquadrato tra gli alberi il Deken Podrang. Palazzo dove vive la regina madre e gli altri familiari, dove non vive il re. Anzi, preciso che ha 4 mogli e quindi 4 casette sulla collina. E raggiungiamo il villaggio Acioli. Piccolo, semplice, umile. E dobbiamo costeggiare il grande muro per accedere al monastero. E questo muro non è altro che una preghiera continua, perché ci sono nelle fasce delle scritte e delle incisioni. E poi tutti i piccoli trottolini messi alla rovescia. In effetti contengono le ceneri dopo la cremazione. Prendono un po' di cenere, le mettono in questi ciotolini e li portano qui. Ecco frasi di Buddha. Sembra impossibile, ma qui dentro c'è un po' di cenere dei morti. Ed è il monastero, piccolo, dimostra tutte le sue centinaia di anni che ha. Ma dietro il muro è il grande cipresso, che è l'albero nazionale del Bhutan. Ci vogliono 10 persone per poterlo abbracciare. Qui ce ne sono 2 o 3 di alberi molto grossi. E questo è il colosso dei cipressi. Abbiamo parlato della flora del Bhutan. Oltre i 2500 metri iniziano le foreste di conifere, grandiose e in buona parte ancora intatte. È un mondo favoloso non solo per gli esemplari giganteschi di pini, abeti e larici, ma per l'addobbo fantasioso di licheni penduli che rivestono le piante. Siamo in una fascia di grande umidità. E più in alto ancora dominano ginepri giganti. Ultima è la vasta zona di rododendri arborei che in aprile e maggio tingono di rosa e di tenue viola montagne intere e ghiaioni, per arrivare fino al regno delle nevi e dei ghiacci. E queste spiccate caratteristiche geografiche e climatiche differenziano profondamente il Bhutan dal Tibet degli altipiani. Sin dall'antico i tibetani hanno amato liricamente il loro arido tavoliere. Le valli a sud dell'Himalaya, anche se appetite per le acque, i frutti e il legname, erano terre da incursioni, non da residenza. Le selve apparivano come inquietanti trappole per imboscate e agguati. E per secoli le valli del Bhutan rimasero alla periferia della coscienza tibetana e vi si spedivano in punizione i criminali o i potenti caduti in disgrazie. Ed è proprio a queste forti differenze ambientali
che sono dovute alle singolari caratteristiche dell'architettura bhutanese. In sostanza, la casa, il palazzo, il monastero, la fortezza sono, per quanto riguarda la muratura, poche dissimili da quelle dell'altopiano. Appaiono invece i vasti tetti poco inclinati. Si poggiano ben staccati sull'edificio sottostante, lasciando notevole spazio tra capriate e muraglie. Oggi moltissimi sono coperti in lamiera, tinte di rosso, ma in passato si usavano scandole di legno o laste di pietra, a seconda della località. E l'abbondanza di legname ha inoltre incoraggiato i bhutanesi a dare il più ampio sviluppo a tutte quelle rifiniture della casa che formano le mostre delle finestre, delle porte, le balconate, i vari fastigi decorativi che creano effetti che fanno pensare a paesaggi svizzeri, tedeschi, boemi. Ci aggiriamo tra questi gruppi di piccoli, questo in mano un cagnolino che sembra che voglia strozzare. E Giuseppe gli ha sparato una serie di fotografie bellissime. Rientrando in città, vediamo l'accampamento della guardia del corpo del re che sta facendo esercitazioni. Il re attuale, Sua Maestà Yamesingye Wangchuck, cioè il potente senza paura, che prosegue la strada aperta da suo padre per risolvere il problema dell'apertura del paese al resto del mondo. E deve fare un compromesso tra la cultura tradizionale e la modernizzazione. Ed ecco perché, parallelamente alla creazione di infrastrutture moderne mediche, per esempio, in cui operano medici occidentali, sono stati istituiti centri di medicina tradizionale dove i malati vengono curati con farmaci ottenuti da piante medicinali. E noi abbiamo visitato uno di questi centri per lo studio e la preparazione delle piante. Non per nulla uno dei nomi con cui il Bhutan è conosciuto dai tibetani è la vallata meridionale delle erbe medicinali. A 3200 metri è il monastero femminile Tashigang, costruito nel 1768 dal dodicesimo monaco Jatso, e ci sono qui piccole case abitate dalle suore Druktas. Sembrano maschietti, no, ma sono suore. E tutti i funzionari sono obbligati ad indossare il ko, l'abito tradizionale maschile, e il kira, quello femminile, almeno nelle ore di lavoro. Ecco la ruota di Buddha, la ruota della vita. L'interno, anche qui semplice, materassi che vengono stesi alla sera per dormire, e questa stuola sta pulendo le dotazioni religiose in bronzo, il loro tempio, l'ingresso, i suoi dipinti, tutte le espressioni del Buddha. Thank you.
nostro Gialpo, immancabile. Qui con la faccia un po' furiosa. Il dio della potenza. Ecco, all'interno viene venerato non Buddha, ma il primo ingegnere che entrò nel paese e cominciò la costruzione delle case, dei ponti. E il tempio sovrasta proprio il palazzo del governo. Lo vediamo dall'alto, completo, bellissimo. Mentre la nostra monaca continua a pulire i suoi candelieri. E ci portiamo a visitare un luogo particolare. È l'ospedale di medicina tradizionale, e cioè quella che utilizza esclusivamente le erbe. È un ospedale, ma non ci sono ricoverati. E qui abbiamo trovato un gruppo di scienziati indiani che stanno esaminando alcune erbe, mentre all'interno c'è una specie di grossa farmacia dove arrivano gli ammalati, portano le ricette del medico e il responsabile consegna ciò che è stato prescritto. E ci hanno permesso di entrare nella sala delle riunioni. La solita ruota che bisogna far girare 3 volte, e il nostro Giuseppe, ossequiente alle leggi locali, lo fa. Questa è la farmacia. Ecco là lo sportello. Vengono a ritirare le pozioni che sono state prescritte. Ed è all'interno dove preparano queste polveri, questi liquidi. È una cosa fantastica che vedono la videocamera puntata e sono tutti sorridenti e disponibili. Questa è la sala delle riunioni, o degli esperimenti, o delle prove, non so. Ecco, la ripreso dall'esterno, ma il medico indiano mi fa cenno di entrare. Ecco, c'è uno scienziato europeo che sta facendo i suoi esami. Questo è un professore indiano. E stanno studiando qualche particolare composizione in rapporto alle malattie che anche qui si sviluppano. È un'attrezzatura completa da laboratorio di analisi. Questi sembrano funghi, magari sono radici di chissà che cosa.
e si studiano le reazioni chimiche. E sulla parete non possono mancare i nostri quattro amici. Piccione, coniglio, la scimmia e l'elefante. Piccione, l'uccello, insomma. E per ultimo lasciamo il monumento più eclatante della città, cioè il Chorten Memorial. È un monumento impressionante. Le sue spirali dorate risplendono al sole e le sue piccole campanelle tintinnano al vento, mentre le persone vecchie, anziane, continuano instancabilmente a fare il giro del fabbricato. Fu costruito nel 1974 in memoria del terzo re, Sua Maestà Igmedori Vanchuk, che morì nel 1972. Ed è chiamato Memorial perché le ceneri del re non si trovano nel Chorten. Solo una foto orna il fabbricato a piano terra. E fu costruito per esaudire i suoi voti. Osserviamo adesso questa gente che deambula attorno al fabbricato, questo col suo rullo di preghiere in mano. Queste invece con le specie di rosario, che ripetono sempre le stesse parole di Buddha. E fuori ci sono tre pezzi di ardesia scolpita che rappresentano i tre protettori del buddismo, il simbolo della compassione, il simbolo della conoscenza e il simbolo della potenza. E non ho detto i loro nomi originali perché mi impappinano a continuare a ripetere sti nomi stravaganti. E vengono qui con i loro nipotini, fanno i loro picnic, le loro merende. Questa è la particolarità di essere un Chorten cappella. Ecco, e questa è l'immagine del nostro guru Gyalpo. Rientriamo in albergo, riprendo qualche flash. È un albergo molto ben costruito, anche all'interno molto ben tenuto. Ecco qui i nostri quattro amici, sempre presenti. Qui il grande guru. Mentre in una capanna ai piedi dell'albergo ci sono degli argentieri che stanno realizzando grandi tavole con lavoro a sbalzo. Sono lastre d'argento che stanno scolpendo, stanno realizzando degli altorilievi.
Ecco, l'ultimo invece sta sbalzando una ciotola invece di un piano. Ogni punto è uno scalpello a mano. E siamo tornati ancora nella piazza principale per salire sulla montagna e vedere la vallata e la parte posteriore del Tempio Bianco che ci ha fatto da sfondo dall'hotel e dal basso, e quindi il Tempio delle Suore. Siamo sulla collina che protegge la città e ci sono migliaia di bandiere, anzi di drappi religiosi più che bandiere, e tutto il cucuzzolo di questa collina che è arricchita da migliaia dei drappi con le scritte di Buddha che il vento porta in cielo. Sono le preghiere di Buddha, e il vento fischia fortissimo, tanto che mi è anche difficile tenere ferma la videocamera. E proseguiamo poi nel bosco dove ci sono le case del re e dove c'è una zona recintata con un animale curiosissimo che esiste solo qui. Siamo ancora con lo sventolio dei nostri drappi. Siamo a circa 3500 metri di altezza. Del piccolo grazioso monastero di Tadra, costruito dal religioso Sulag Jatso, che piomba direttamente sulla vallata. Ma è una festa vedere sventolare questi drappi bianchi e colorati. Ci spiace solo di non poter riportare anche il fischio del vento. Ed ecco il Takild. È una specie di bufalo dalle zampe possenti, enormi, corna piccole, ed è aggressivo, ed è per questo che è rinchiuso dentro una rete. Ecco, l'animale più grosso si avvicina alla rete, al muso molto tozzo. Riusciamo a malapena a riprendere, perché la rete è fitta. Addirittura gli vengono date dei rami spinosi e lui li mangia. È una specie di incrocio tra il muflone e lo yak. In effetti è strano, con un muso a palla, due cornetti piccoli. E sta mangiando le spine questo. Riprenderlo non è facile. Ho chiesto aiuto ai due amici che avevo per innalzarmi al di sopra della rete e quindi riprenderlo dall'alto.
andiamo a visitare una fabbrica di carta, la carta fatta a mano che viene usata in Bhutan. Sono sistemi che forse usavano anche 500 anni fa, però fanno carta molto buona. Tanto da costruire dei libri con le loro storie. Prendono le liane e le mettono nell'acqua a macerare. Poi vengono lavate, buttate nel miscelatore e una specie di tavoletta raccoglie il fango che hanno formato, il fango di carta, e lo portano fuori a dissicare. Un uomo giornalmente fa circa 400 fogli e raccoglie su questo trespolo il fango da basso, toglie l'acqua e il fango si consolida rapidamente, tanto da formare il foglio. E che lo mettono uno sull'altro e non si attaccano l'uno con l'altro. È una carta fortissima, è fatta con pasta di legno e la spediscono in molti paesi, in Germania, in Olanda. E poi vediamo in trasparenza che riescono anche a filigranarla, mettendo dentro dei simboli di foglie, di fiori. La nostra guida è molto paziente, ma la visita è anche lunga, perché penso che sia una delle poche industrie di tutto il paese. E si ricomincia da capo. Ecco, adesso vediamo la filigrana che c'è in questi fogli. Non si vede molto bene, ma dobbiamo vederli in trasparenza. Ecco, delle specie di polpette fatte di pasta di legno, ecco la filigrana. Ma ormai è il tramonto. Torniamo in albergo passando di fianco al grande palazzo. Sono le ultime riprese. E dalla stanza è luna piena. E l'ultima gita che facciamo in territorio bhutanese è quello che ci porta da Thimphu a Panaka, la terza grande città.
Diamo ancora uno sguardo alla capitale. Superiamo il monastero Sintoca, che abbiamo già visitato quando siamo arrivati, e raggiungiamo il passo di Dociula a 3400 metri di altezza e lasciamo tutta la vallata di Timpu, bellissima, verde. Sopra il passo c'è anche un piccolo tempio, non può mancare, e andiamo dall'altra parte in una zona molto arida. E ci stiamo avvicinando alla catena himalayana, che però non riusciamo a vedere se non in qualche scorcio, così qualche punta, perché è tutta una coltre di nubi. I soliti stendardi, magnifici alberi in fiore. E quindi scendiamo dall'altra parte. Ecco la catena himalayana. Sui fianchi della montagna vediamo dei monasteri, piccoli paesetti, strade non ce ne sono, qui bisogna salire a piedi. E poi è la confluenza del fiume con a fianco i terrazzamenti della coltivazione dei cereali. Avevo ripreso anche uno stendardo con le scritte, non che riusciamo a leggere, ma comunque facciamo vedere che sugli stendardi ci sono scritte e disegni. La vallata è stupenda. E pochi chilometri prima di entrare in città è il tempio, lo Dzong Kimel Kankang, che andiamo a visitare. E il tempio si chiama, come ho detto, Kimel Kankang, perché così si chiama la collina sulla quale è stato costruito nel 1499 dalla 14ª gerarchia dei Drukpas. Aveva prima beneficiato dal celebre Follia Divina di Drukpa Kunlei, che aveva realizzato un chorten. Il tempio è luogo di pellegrinaggi frequenti per le donne che non possono avere bambini. Qui vediamo dei soldati in allenamento. Non possiamo che incontrare monaci. Questo è il paese che stiamo attraversando. Qui sventola la bandiera del monastero e qui incontriamo anche l'animale di queste terre, lo yak. In effetti lo Dzong non è che una fortezza che domina la vallata, il vento incredibile, guardate l'aspetto dei terrazzamenti, è ancora gente che lavora la terra con grande fatica.
E il villaggio sembra un villaggio degli Sherpa, con tutte le casettine basse poste ai bordi della strada. Il vento, come ho detto, è fortissimo, quindi le riprese un poco mosse. E vediamo un po' l'attività dei monaci anche. Questo è l'ingresso del monastero. Ecco, alcuni monaci scolpiscono nel legno. Chi è dotato impara invece a dipingere, a ricamare, a cucire, a scolpire. Ognuna di queste attività è un modo di esprimere concetti religiosi e parlare del grande mistero che è nell'uomo e intorno all'uomo. I tanka sono dipinti a carattere religioso, fatto di una serie di simboli amorevolmente e dettagliatamente disegnati, con uso di colori variopinti e materiali preziosi. E all'esterno, come ho detto, sventola la bandiera del monastero. E siamo a Punaka. Non era che lo Zong. Fino a una quindicina d'anni fa non c'era una casa attorno. Oggi hanno creato un piccolo paese. Lo Zong di Punaka è il Putang Diken Todrang e si raggiunge attraverso un ponticello sul fiume. E giriamo tutto all'esterno in quanto dentro non possiamo fare riprese. Fu costruito nel 1637, però su un tempio che esisteva già dal 1328, il piccolo Zong. Qui arriva il confluente dei due fiumi Po e Mo. E qui, a suo tempo, si estese la profezia del Guru Rinpoche, che decise di costruire uno Zong in questo angolo e depose il Ranjung Karsapani, la reliquia più sacra che aveva portato dal suo monastero di Ralung al Tibet. Era una statua di Avalokiteshvara, apparsa miracolosamente a partire da una vertebra del Tanjapa Gyare, il fondatore della scuola del Drukpas, al momento della sua cremazione. Questa reliquia era così sacra che i tibetani attaccarono lo Zong di Punaka per recuperarla, ma furono respinti dai bhutanesi. Ed è questo episodio che diede origine alla festa di Punaka, cioè il Punaka Serda, che viene tutti gli anni alla fine dell'inverno. Ricopre una lingua di terra alla confluenza dei due fiumi e sembra una gigantesca nave.
Qui fu incoronato lo Yugen Wangchuck, il primo re del Bhutan, che ebbe luogo il 17 dicembre del 1907. Lozong è il capoluogo amministrativo del distretto di Punaka e per la superficie è il più grande zong del Bhutan. Ecco l'ingresso maestoso. Il nostro guru Gyalpo sempre presente. Il viaggio è stato abbastanza lungo, faticoso. Ecco l'interno del tempio. Non ci è stato permesso di accedere. E raggiungiamo l'albergo. È fatto da tante piccole casette, molto graziose. E tra le porte d'ingresso ci sono dipinti a carattere religioso. E qui gli stendardi sono colorati. Ecco le quattro casupole del paese, cioè della città. Ecco, faccio notare come sono decorati gli stendardi. Fanno una bella macchia di colore, il nostro Giuseppe è sempre lì, qui c'è un altro bambino con un altro cagnetto. E tutti i bimbi hanno la faccia di birichino. Questo l'albergo, la sala centrale. Queste le casette che ospitano le camere. Ogni casetta ha due stanze, ecco, tra un ingresso e l'altro. Le rappresentazioni religiose. Sembra la montagna incantata. Comunque alberghi potabili, diciamo. L'ingresso abbastanza semplice. Vallata del fiume più importante del Bhutan. E riprendiamo la strada che ci deve riportare a Paro. Per prendere l'aereo
e sulla strada vediamo dei fiori. È la prima volta che li incontriamo qui in Bhutan. Colori bluet, molto diffusi. Non ne esistono di altri colori. La centrale elettrica. Qui acqua non manca. Ecco, ripassiamo da Thimphu, che vediamo in fondo. Ecco l'aereo. E da questo momento piomba proprio come un falco sulla terra e si infila nell'aeroporto. Nel giro di pochi minuti, eccolo qui. Certo che ha quattro motori di una potenza formidabile, anche perché porta soltanto una quarantina di persone. È un quadrigetto. E quando si stacca dal suolo ha bisogno di fare un'impennata per superare le montagne. Ma questa è un'impressione, diciamo, meno traumatica. Invece è quando atterra che sembra proprio di piombare giù. La flotta aerea del Bhutan ne ha soltanto due di aerei. Ecco la terra del Bhutan sotto di noi, con tutte le sue coltivazioni a balconata. Il gruppo dell'Everest, un po' di nubi, anzi, la marea di nubi è enorme. E tra le nubi ecco che spunta qualche cima. Ma siamo a Kathmandu e lì pronto l'aereo della Lufthansa che ci riporta a casa.